Noi abbiamo una camera che inquadra tutto il cielo a 360 gradi e verso nord abbiamo proprio cominciato a vedere verso le 6:30 all'incirca questo bagliore rosso e abbiamo immediatamente riconosciuto che si trattava di un'aurora boreale. Sono le 18:15 di domenica 5 novembre, quando il cielo si infiamma di rosso e da Cima Ekar ad Asiago parte l'alert a tutti gli astronomi con un tam-tam immediato. L'aurora boreale ci regala lunghi minuti di fascino e di mistero, prevedibile solo a poche ore di distanza, a cui la scienza fornisce una dettagliata e precisa spiegazione. Quello che è avvenuto ieri sera è un fenomeno che è stato indotto da una emissione magnetica coronale molto massiccia di materiale ionizzato da parte del Sole in una specie di esplosione superficiale del Sole, e questo materiale è stato indirizzato verso i pianeti del Sistema Solare e, guarda caso, sulla strada ha incontrato proprio la nostra Terra. Di solito sono i poli terrestri ad attrarre proprio in questa stagione, poi verso febbraio, il materiale solare. La quantità notevole rilasciata dal Sole il 3 novembre lo ha portato alle nostre latitudini. Questa colorazione rossa è dovuta all'ossigeno. L'ossigeno, una particolare riga di emissione, S1300 angstrom, dovuta all'ossigeno. E l'ossigeno atomico, essendo a 800-900 km di altezza, essendo eccitato quindi da parte di questo flusso di materiale ionizzante da parte del Sole, ha emesso questa riga rossa. Un fenomeno che potrebbe ripetersi in questi mesi, dato il ciclo del Sole, già osservato dagli astronomi nel cuore della notte lo scorso 26 settembre. Nessun pericolo esiste per l'uomo che ha guardato con timore e reverenza nei secoli a questi eventi. Luci rosse vennero avvistate nel cielo nei primi mesi del 1939, alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale. L'aurora boreale non era ancora stata studiata. Gli uomini dell'epoca la collegarono a uno dei misteri della Madonna di Fatima. Mio papà, che all'epoca aveva circa 10 anni, si ricordava perfettamente di averlo visto e in effetti venne interpretato in quel modo, anche se ovviamente non aveva nulla a che fare con la guerra, purtroppo quella è dovuta a noi uomini.